peperoncino è una tradizione casalecce che la faceva mia nonna. Poi ho aggiunto le triglie, insomma, con le alici li facevo così. È un macaroncino fatto casareccio. È un'aziendina che la fanno a Crotone, questo l'ho selezionato io, questo primo. E metto le alici fresche, alici secche, che sarebbe sotto sale, e poi messo sotto pepe rosso. Ho messo una sbriciolata di tonno, macinato proprio sottile, e poi le triglie di scoglio. Il peperoncino, il finocchio selvatico, questo. La nostra tradizione, la nostra autenticità è sempre stata per il vino. Noi abbiamo iniziato nel 1987 a produrre la prima annata del nostro Chianti Colli Senesi, di cui ne abbiamo portato qui in degustazione il nostro secondo vino rosso, ma in azienda non abbiamo solamente l'uva, quindi il Sangiovese, per produrre il Chianti Colli Senesi. Abbiamo altri vitigni autoctoni toscani molto importanti, che sono il Canaiolo, il Ciliegiolo e il Colorino, di cui ne abbiamo portato uno dei nostri vini IGT, che è il Canaiolo in purezza, come primo vino in degustazione. Tutti i vini che noi produciamo sono solo ed esclusivamente fermentati e vinificati in cemento. Facciamo questa scelta perché comunque vogliamo veramente molto valorizzare il vitigno e soprattutto quello che è il nostro territorio e la nostra terra ci può dare. Ho iniziato a lavorare a 15 anni, nel 69, non ho più smesso, perciò è bene che mi dassero la pensione ora. Autodidatta, l'attività mia dal 79, poi ho fatto il dipendente, ho lavorato a Cianciano, poi ho lavorato in un ristorante, quella con i chiusi, si chiama La Fattoria, poi ho iniziato a lavorare in proprio, prima come bar e poi come ristorante. Sono sempre a Cetona, sono 44 anni che sono sulla piazza di Cetona. Mi vanto anche di essere il commerciante più vecchio di Cetona. Questo qui che esiste sono 11 anni, dal 2012, però prima ho avuto un ristorante dove ora c'è una pizzeria dal 91 fino al 2011 e poi e 14 anni di bar club ho avuto. Con Ercole ci siamo conosciuti 20 anni fa, 18 anni fa la prima volta, sì. 17-18 anni fa, sono stato da lui è venuto 3 volte da me, gli piace questo posto e ora mi ha invitato di nuovo a gennaio, scenderò io di nuovo a Crotone. Ci è piaciuto, è interessante, mi piace, ho fatto volentieri, speriamo di rifarlo di nuovo. Spesso Cetona è stata conosciuta anche da personalità di un certo livello che poi l'hanno scelta come Buon Ritiro, e ricordiamoci, è uno dei luoghi che è stato famoso nel tempo e ancora come Buon Ritiro di tantissime personalità del mondo dell'economia, dello spettacolo, della cultura, e hanno conosciuto Cetona proprio grazie a Nilo, perché prima sono venuti al ristorante da Nilo, hanno conosciuto Nilo e poi di conseguenza hanno scoperto... No, è vero, questo è un dato oggettivo, un dato obiettivo inconfutabile.
tanto insomma per questo io l'ho ringraziato in altre occasioni e lo ringrazio ancora per questo, perché appunto se Cetona è quello che è, una quota parte di questa di questo pregio, di questo lustro è dovuto anche a Nilo, è indubbio che è così e non sto facendo nulla di non è per piaggeria, lo dico perché è un dato assolutamente oggettivo e riconosciuto in modo unanime. Il Giro Guistando nel corso degli anni è veramente cresciuto a livello di qualità, a livello di prodotti tipici, a livello proprio di cucina. Per quel che riguarda quello che abbiamo mangiato, ma devo dire anche quello che abbiamo bevuto, c'è da dire poco, perché hanno parlato ampiamente i piatti e il vino che veniva servito nei nostri calici. Quindi veramente di alto livello, e non è una scoperta con Nilo. La sorpresa bellissima invece Ercole, perché comunque ci ha proposto dei piatti, oltretutto questo grande equilibrio in due menù totalmente diversi, uno di mare e uno di terra, quindi anche questo riuscire non essendo nella stessa cucina ma lavorando in lui come ospite, lui avendo l'ospite in una cucina che di solito è da solo, non sempre è facile, anche se c'è sintonia, quindi poi se i risultati sono questi, credo insomma ci sia solamente a fare un grande applauso per loro. Vengano iniziative del genere dove la nostra scuola partecipa in maniera indiretta, collaborando col territorio e con tutte le associazioni che promuovono la cultura dell'alimentazione, della buona alimentazione. La riproduzione è corredata anche da una piccola parte descrittiva per far capire che si tratta di una parte di un progetto più generale che riguarda tutto il percorso di Giro Gustando. E il collegamento è quello di cui si è parlato finora, quindi gli alimenti è il tema, il collegamento è naturalmente il cibo come cultura, come tradizione e come espressione del territorio.